Il leggendario filosofo Kenny Rogers diceva saggiamente: nel poker devi sapere quando tenere le carte e quando lasciarle andare. Ma guarda, se ti ritrovi in mano queste carte, folda senza pensarci due volte. Partigiani, sono il vostro James del team di CasinoItaliani.it. Dopo aver esaminato le mani migliori da giocare nel Texas Hold'em, cambiamo prospettiva e analizziamo le peggiori. Ma aspetta un attimo, se non hai ancora visto il nostro episodio precedente, e ti consiglio vivamente di farlo prima di continuare con questo. Iniziamo con un errore molto comune che potresti aver fatto anche tu da principiante: giocare qualsiasi asso. È vero che questa carta può regalarci occasionalmente delle vincite, ma giocarla in ogni occasione non è sempre la scelta più sicura e affidabile. Se ti ritrovi con un asso e una carta bassa di semi diversi, le probabilità di essere battuto da altri giocatori con in mano un asso e una carta alta, o una combinazione carta alta carta bassa dello stesso seme, saranno più alte di quelle che credevi. Quindi, se stai giocando in un giro con più di 4 giocatori e davanti a te c'è un rilancio importante, la decisione più saggia sarebbe quella di fare fold e abbandonare la mano. Ma come? Fammi il pokerino. Poi con 3 ganci dei caghi sotto. E andatene, va. Se hai in mano una di queste combinazioni di carte, 4-7, 4-8, 5-8, 3-6, ciaone! Le possibilità di vincere il piatto, in questi casi, sono bassissime, specie quando le due carte non sono dello stesso seme. Anche se per caso dovessi essere baciato dalla fortuna e riuscissi a ottenere un full, per esempio, la tua mano comunque può essere battuta da molti altri punteggi più alti. Se sei in una delle posizioni del piccolo o del grande buio, puoi provare a giocare il primo round, ma tieni sempre presente che dovrai fare una valutazione accurata al momento del flop. Se hai una combinazione di carte come 2, 3 o 4 insieme a un 9, fai attenzione perché è una situazione rischiosa. E ti chiedi anche perché? Ma io che cazzo ne so, scusa. No, ma perché? No. Beh, perché il 9 potrebbe essere l'unico salvagente che ti tiene ancora a galla. E se il tuo 9 forma una coppia, rimani comunque con una coppia di valore medio. E purtroppo questa mano può essere superata facilmente da giocatori che hanno coppie di carte premium come 10, Jack, Regina e Re. O il vero boss, la coppia di assi. Ancora peggio, alcuni giocatori sperano in un aiuto delle carte comuni solo perché sognano di formare una scala. Ora passiamo a due combinazioni davvero infami, 3-8 e 3-7. Cercare di formare una mano decente con queste mani, anche fosse una scala, è come sperare di vincere una gara di nuoto contro un branco di pinguini. Sì, lo so che comunque si possono formare delle coppie, ma considera che saranno sempre coppie basse. Tradotto, una mano scarsa. La peggiore mano di partenza è la 2-7 di semi diversi. Per realizzare una mano decente con queste due carte ci vorrebbe una magia. E anche se riuscisse a incastrare qualcosa, le chance di vittoria resterebbero comunque ridotte considerando il valore basso delle carte. E lo stesso discorso vale per 2-8 di semi diversi, un pochino meglio del 2-7, un pochino. Quindi, tirando le somme, te lo dirò chiaro e tondo in modo che anche tu riuscirai a capirlo, ok? Le peggiori mani di poker sono quelle formate da carte non abbinate, di semi diversi, non collegate, di basso valore e che non possono formare una scala. Però nel poker tutto è possibile. E con un mix di fortuna, abilità e un po' di bluff, anche queste mani possono regalarci delle gioie sorprendenti. Hai mai avuto tra le mani una delle peggiori combinazioni di carte di partenza? Eppure sei riuscito a vincere? E condividi la tua storia qui nei commenti qui sotto, lascia un bel like e non ti dimenticare di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Quello è tutto da CasinoItaliani.it, ci vediamo nel prossimo video e ti ricordo come sempre, gioca responsabilmente.